Ehi, dove pensi di andare? Già visto la prima parte di questo episodio? Se non l'hai ancora fatto, guardala intanto che sei in tempo. Oh, scusa, l'avevi già guardata? Allora ti lascio continuare. Geostella, è troppo presto per arrendersi. Chi ha parlato? No! Ah! Jamin! Non ho capito il Jamin! Alla fine però. Comunque, chi mi ha aiutato dalla... Sono salvo, ma perché? Ah, mamma! Così esplodono cose a caso, ma lasciamo perdere. Mamma! Calma, è solo svenuta. Chi ha parlato? Oddio, ce l'ho dato! Vieni, fatti rivedere! Amministratore dei satellite! Geostellar, cerca Omega Xyz. La catastrofe è sempre più vicina. Gli unici che possono contrastarla siete tu e Omega Xyz. Non posso all'improvviso trovare Mega e fermare il flagello, non posso! E poi Mega mi ha lasciato e non siamo più collegati. Anche se lo trovassi, non lotterebbe mai ancora al mio fianco. Lo credi davvero? Eh? Credi davvero che non si farebbe vivo se questa fosse la battaglia finale? Non pensa a me. È impossibile che lo faccia. Non credi che sia cambiato dentro di sé? Cambiato dentro di sé? Sì, non credi che provi un sentimento nuovo ora? Non credi che abbia imparato a simpatizzare con gli altri? Imparato a simpatizzare? Ma perché dovrebbe averlo imparato? Non lo capisci? Per te, Geostellar, tu hai cambiato Omega Xyz. Io l'ho cambiato. Mentre Omega Xyz viveva con te, hai imparato a provare compassione. E più diventavate amici, più imparava una lezione fondamentale. Ho insegnato a Omega a provare compassione. Sì, proprio così. E anche tu hai imparato una cosa importante da lui. Sì, chiudi gli occhi e la sentirai. Senti quanto coraggio ti ha dato Omega Xyz. Coraggio. Sì, Omega Xyz ha combattuto per qualcosa di importante e ti ha conferito coraggio. Non sei più quello di un tempo. E ora evoca il coraggio che ti ha donato. Non esiste più l'io che temeva l'abbandono. Ti ha mostrato compassione che tu gli hai dato. Ora mostragli il coraggio che ti ha dato. La Terra sta vivendo una crisi. L'unico che può difendere i tuoi cari sei tu. Lascia gli umani alla polizia di Satella. Concentrati sulla difesa della Terra. Il coraggio di proteggere ciò che mi è caro. Tieni. Perché mi hai dato una scheda SD? Che cos'è? Una scheda dove sono sigillati i miei poteri. Sicuramente ti tornerà utile. No, fermi un attimo, perché non me la danno anche gli altri due la sfida? Pegasus Magic Giga. Vai, Gio. Mega, ti troverò, resisti. Oh, butta una guardia. Devo fare qualcosa per quella guardia, non posso affrontarla testa a testa. Ci deve essere qualcosa che posso fare. Che ne so io. Oh, tu sei mica il lanciapalle di Eco. Del Belvedere. È la macchina del lancio che era al Belvedere. Pare funzioni ancora. Ci sono, userò questa. Cioè, puoi stordire una guardia con una pallina che va ai 2000 all'ora? Ottima idea. Tutto pronto. Inserimento carta, carta picture. Sono pronto, al tuo via. Prendi il pulsante. Ok. Aspetta ancora. Dai, guardia, vieni qua, guardia. Vieni qua. Ora, Pitcherman! All'attacco! Va bene, va bene. Centro! Bel colpo! Devo fare la svelta. Il segnale di aiuto viene da lì. Avanti. Ok, ragazzi, dobbiamo salvare Mega. Cosa? Li avevo eliminati tutti! Che idiota sei a stare con gli umani. Gio, o come cavolo lo chiamavano. Non avrei mai pensato che saresti stato sconfitto così facilmente. Ma non avevi speranze contro di noi, dopo che il Re di FM ci ha ridonato la vita. Ah, ecco. Ah, perfetto. E grazie per aver portato con te anche la traditrice, Arp. Non finirò mai di stupirmi. Ma tu non sei più l'Omega Xyz di un tempo. Hai protetto Arp mentre era ferita. Hai perso le zanne da quando sei sulla Terra. Non hai speranze contro di me. Ora basta con le chiacchiere. Omega Xyz, a quanto pare, hai perso. E noi avremo la chiave di Andromeda. Maledetto!
Però il pacco era così grande, cioè un grande come me, che come faceva a portarsela dietro? Vostra maestà, ecco la chiave di Andromeda, tenete. Ah. Mega! Mega, scusa, mi sbagliavo. Temevo di perdere ciò che mi era caro, ma ora sono cambiato. Da ora in poi combatterò per difendere chi amo. Così non li perderò. Oh, che coraggio! Ma ormai è troppo tardi. La nostra arma finale, Andromeda, si sta risvegliando. Il solo pensiero mi eccita e mi ricorda la guerra contro il pianeta M, quando l'abbiamo distrutto. Non dimenticherò mai il terrore sul viso degli abitanti di M mentre venivano divorati da Andromeda. Ah, bei tempi quelli. Non vedo l'ora di vedere quello stesso terrore sul volto degli umani. Scappa, Geo. Non puoi battere da solo. Pensare che ti preoccupi di un umano. Ora abbiamo la chiave di Andromeda. Non ci servi più, quindi. Potrei anche ucciderti. Questo è per ripagarti di ciò che mi hai fatto l'ultima volta. No, dai, non può finire così. Addio, traditore. Ma lo dicevi! Ma è... Oddio. Com'è stato? Cosa? Cosa ho parato, Mega? Tu, idiota. Se da solo non posso eliminarli, combattiamo insieme allora. Io e te. Stupido umano. Tu dovevi stare solo sederti e stare a guardare. Gio, dovevi solo seguire il tuo istinto umano, no? Stupido. Ma è la tua lotta. Non puoi evitarla. Basta perdere tempo, dobbiamo farla finita. Tuono di Gemini! Cambio di andamento, Geostar, sei in onda! Eh? Ok, chi ha vinto? Ho sparato prima Gemini o sono... Ok, mi sono trasformato prima io. Abitanti FM, sono un nemico. Voi vi siete sbagliati su di noi. Non essere sicuro, possiamo sconfiggerti. Non importa se continui a rinascere. Miei guerrieri, tornate a me. Sì, vostra maestà. Scusa, ma dovremmo rimandare il nostro scontro. Credo che Andromeda sia sveglio. Ah, codardi, scappano pure. Aspetta, arrenditi. Ora devi affrontare me. What? Mi divertirò con te prima che Andromeda ti inghiotta. Geo, è da tanto che non ci troviamo in battaglia. Ti ricordi tutto? Me la caverò. Allora facciamo saltare un po' di jammer. Battaglia di onde, cavalca! Pronti o no? Sto arrivando. Ma è gigantesco! 900 punti? No, pensavo peggio. Oddio! Mi sono distratto. Ma porca miseria! Mi stai sulle scatole, capito? Parecchio. Quindi se gentilmente ti levi. Ragazzi, io la voglio provare a tutti i costi. La voglio provare. E voglio vedere cosa non mi chiede. Quello è Pegasus Magico. Basta. Non dico niente. Ha spiegato la carta cosa faceva. Nemico eliminato. C'è solo un futuro per te. Distruzione totale. Lunga vita al pianeta FM. La sfera. Vabbè. Niente di particolare. Sono cambiato. Forse perché la sfera onda che ha reso il mondo delle onde visibile è stata distrutta. Quell'idiota non aveva chance. Mega, scusa se ti ho fatto preoccupare. Non ero preoccupato per niente. Sonia. Geo. Sapevo che saresti venuto. Sei ferita gravemente? Non troppo, mica hai cercato di proteggermi. Davvero? Me la cavavo bene da solo, finché questi due non si sono impicciati, causandomi guai e mal di testa. Che shock! Giurerei che se non fosse stato per noi, non saresti sopravvissuto così a lungo. Cosa? È vero. Ehi Mega, calmati. E tu, Warp? Sonia, io mi sbagliavo. Ora capisco che codardo debole sia stato.
a rompere le Brotherband e lasciare andare via Mega. Mi dispiace per aver rotto le Brotherband. E so che anche se mi scuso potresti non perdonarmi, ma possiamo essere ancora brother? Vediamo. Mi hai ferito rompendo la Brotherband. Mi spiace. Certo, eh? Certo che saremo ancora brother. Ma ricorda, i brother hanno il cuore collegato. Anche se decidi le Brotherband tramite il tuo transfer, non potrai mai rompere i veri legami che legano gli uni agli altri. Sonia, devi far pace con Luna, chiedile sinceramente scusa e torna a essere suo brother. Ok, andrà tutto bene, Luna capirà. Mi riposerò qui per un po'. Salutami tanto Luna, lo farò. Ok ragazzi, ma faremo pace con Luna perché non ne ho la minima voglia nella prossima parte. Quindi se il video è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Bella a tutti ragazzi, io sono Alex. E io sono Gisius. E io Poggio. 20%. Poggio. Buonanotte. Grazie. E oggi siamo su Kinect Sport con la mia banana. Quindi comincerò io perché sono un po' piccolo. E allora io non ci sentiamo, bravissimo. Scusate, non si vede.